Story, part one, part two. Aftermath. Credits. Credit checkmate. Avresti dovuto accettare la mia offerta. Ti avrei concesso dei poteri oltre ogni limite. E di certo, l'obbedienza è di gran lunga preferibile alla morte. Io non sono una serva. Io sono una titanide. Lo eri, Kronika. Ora il tempo e il destino sono sotto il mio controllo. Ogni regno sarà costretto a eseguire il mio volere. Fermati, prima di portare tutti alla rovina. Liu Kang, credevo che finalmente avessi deciso di farti da parte. Una bugia, ovvero la tua specialità. Capisco. Clessidra ha mostrato che solo io potevo usare la corona per sconfiggere Kronika. Tu mi hai lasciato vincere apposta. E per raggiungere tale scopo, non hai esitato a sacrificare le vite dei tuoi amici. Sai essere così adorabilmente freddo e spietato. Non sono morti, Shang Tsung. Rivivranno nella mia nuova era. La tua nuova era? Tu stai sottovalutando le mie capacità, prescelto. Sono io ad avere la corona adesso. Io ho assimilato il potere di Kronika. Tu potrai anche essere un dio. Ma il custode del tempo adesso sono solamente io. Tu non sei più in grado di sconfiggermi. Lo pensava anche Kronika, Shang Tsung. E anche tu condividerai il suo destino. Ho avuto numerose visioni di questo momento. Continuerò a gustarmi la tua morte per tutta l'eternità. Tu sei pazzo, Shang Tsung. Le tue visioni sono deliri. Deliri di una mente instabile. Fight! Mio.
avanti! Voglio che sia chiaro, Shansung. Hai scelto tu il tuo destino. Temporali saranno libere dal tuo influsso nefasto. Lord Liu Kang, dio del tuono e del fuoco. Dio del... Oh. Le chiedo venia, mio signore. Tranquillo, Kung Lao. Tu sei umile, non come il Kung Lao che conoscevo. Il Kung Lao che conoscevi? Te ne parlerò un'altra volta. Io desidero avere te come mio campione, Kung Lao. Abbiamo da fare. Dovrai essere pronto. Allenato. Allenato? Per cosa?